Mafia, un male antico, sempre attuale. Fatti, fatti incompiute e promesse a Siracusa. Riprese e testi di Antonio Randazzo. A mafia siamo noi altri e tutte le cellule impazzute. Che come cambro riuscirono i cellule sane di questo corpo unico che avesse a essere l'umanità. I specialisti avessero curato questo malato. Ma meglio cura siamo noi altri stessi, che con volontà, fede, speranza e autoconvincimento potremo creare l'anticorpo per cercare di guarire. Senti tu, stai parlando con te? Sì, proprio tu. Rico a te che spode sentenze del suo pulpito, che scrive minchiate in tuo giornale, che ti vede in televisione, che fai i cazzatoi in Parlamento, che ti sente cosuzza senza essere. Sì, proprio a te, che senti e non ascolti. Quando te lava bocca con l'acido muriatico, avevo finire di infangare sta materia tanto generosa, anche se è vuota e matrigna. La maggior parte delle siciliane siamo gente onesta e travagliatore, e sfido qui a provare il contrario. Vado a lavare proprio la bocca con l'acido muriatico prima di baciare. O mondo è una futura, e chi da che chiamano mafia è andato da tutto il mondo. No perché è stata asportata dalla Sicilia, ma perché l'uomo non è chi duca è. La vera mafia è costringere cosa per potesse baciare a stare semuto, con minacce vere o trasparenti, o fatte con giro lago. Qui è posto comando, non ha potere peggio, ma per dirigere con suo sapere le cose di tutte, come un padre di famiglia. Chi fa male e chi responsabilità ha può danno che succede. La responsabilità è differenziata, ognuno chi da rosso solo. Si pace e si usa a sproposito la parola mafia e dicono che si tratta di un certo numero di persone che si organizzano e si uniscono insieme per fottere e sfruttare all'altro. Fottere o compagno e monopolizzare in tutti i campi è mafia. Fare subire tutte le ingiustizie di questo mondo è mafia. Non fare buono o abusare dell'autorità che si ha per ragione dell'ufficio di servizio è mafia. Non valorizzare i carismi e la potenzialità dell'uomo, non mettendolo in tuo posto sbagliato, possibilmente a danno di altri, è mafia. Non battersi per i diritti e non chiedere chi tu aspetta, è mafia. Aumentare il potere di cui già l'ave con allisciamento e sottomissione, è mafia. Sabbare il posto al cinema, al teatro, sopra l'autobus, a danno di cui arriva primo, è mafia. Non rispettare i regole e la malerogazione che costringe l'altro a sopportare è mafia. Non potere baciare perché la verità fa male e scomoda i tanti diritti acquisiti da tutti i campi, compresi chiese, sette religiose, organizzazioni varie, associazioni, enti e mafia. A faccia del Vangelo, la Bibbia, la Costituzione, i codici vari, compreso penale, procedure e diritti vari. E mafia. Sicilia, sosete. Ratta una scodolata. Rimedio necessario, doloroso e urgente. Sdraregare secerice fino ai sette ceregone. Bruciare un ceppo. Scattare i compagnetti, lo vanno pere o fumere che c'è intorno. Deserbare o mare, in giro costa costa, scugnando tana pettana, magari i pesci rossi. Tante ci provaro, senza convenzione. Quanto costa costa, navigare sta questione. Battire su petta a Rominica, senza che chisto corrisponda a un pentimento vero, hanno preso la coscienza per cambiare comportamento, ma un fatto casuale, ambrugliando anni oltre stessi e continuare a rubare per tutta la settimana, è mafia. Mettere in prima fila ante processioni e ne funzioni varie,
facendo trattenere un uomo da gente che conosci, è pure un padre eterno, e mafia. Pregare bene e razzolare male, e mafia. Sulle fatte contano, noi sceneggiate allegorici a beneficio di cune vere. Non dare un giusto per fare vivere l'uomo decorosamente, senza capire tiscino o pretendono niente. Non fare cose che uno ha fare per dovere del travaglio, per dovere verso la famiglia e la società. E essere insegnanti e non insegnare niente. Fare legge contro sennesci e contro bocchetto che significano e provvedono tutto, mentre niente. Barare con voi a voi stessi e con l'altro, non devo curare la vita, è mafia. Pacono per diversi livelli di mafia, primo livello, secondo livello, colletti bianchi, gran vecchio che è soprattutto, ma che angoccano. Pare che c'è più o meno mafia, a secondo restrizioni o reati vari, che ci sono un tamposto. La peggio forma di mafia è chi da che si vede in da tutti i paesi, compreso il mio. Chi da che non si vede, chi da scisciante, ammucciata la sera una facciata di perbenismo, chi da che fa parere che i vari personaggi sono puliti, tante sono tutte impiccate in tuo muro, che pare che aiutano sempre all'altro. Certo non è vero, partono con tanta buona volontà per salvare il mondo. Risolto sono persone intelligenti, professioniste che hanno studiato e sanno tutti i trasitori e infilatori. Se fanno un'immagine, una facciata, che guai a cubarsiamo le ride. Formano un'associazione che si interessa dei poveri, dei vecchi, dei sciaviati, degli orfani o di altre categorie di persone che hanno bisogno. Passo il tempo e si hanno fatto tanti amici, perché di solito sono persone che hanno carisma. A un certo punto decidono che sono i più bravi dell'altro, e meglio se si fanno eleggere come consigliere, in modo che possono fare meglio interesse al popolo. Non è questione di destra, sinistra o centro. Basta giocare per trarsi in tuo posto uno si amministra. Basta ammanicare se può chiedere giusto. Scelto un personaggio, prima si cerca un posto, uno può avere lo stipendio e uno si può praticare dall'arte di un cecchino. Preparo il tesino, mettendo amici in dei posti giusti. Quando è un momento che si è fatto eleggere, si va a dare un posto che non ha niente a che fare con chi gioca un spatto nei gatti. Non è questione di destra, sinistra o centro. Basta giocare per trasere un tuo posto, uno si amministra. Basta ammanicare se con chi è giusto. Scelto un personaggio, prima si cerca un posto uno può avere uno stipendio. E uno si può praticare dall'arte di un cecchino. Prepara il terreno, mettendo amici dei posti giusti. Quando è un momento che si è fatto eleggere, si fa dare un posto che non ha niente a che fare con chi uno si spattano soldi. Perché non a comparire, tanto ci pensano amici suoi ogni sera a farci vedere le carte. E è io che decide a quando sera assegnate l'incarico. Si fa presto a scattare con ogni amico, basta spostare un foglio, farlo perdere, cancellare un numero, a così è escluso. Per gli amici si mette la virgola giusta, si spostano i cattere sopra, si consiglia a chi gioca sana a fare, e la figo è fatta. Un carico dei soldi, io resto, non si può fare a meno di rallo agli amici che hanno formato un'associazione giusta. O momento giusto, che esistono solo in dei gatti e anzi usano l'indirizzo e l'attività di chi che fanno veramente. Un gattamento, poi va nei varie commissioni. Non ci sono una paura amici, che non tale chi che avessero a tagliare. E a pratica dell'amico, dell'amico passa. Magari che la legge si avesse interessare a un ghippo, i personaggi, che sono da cera a tutte cose, non vengono toccati, perché tutto è stato fatto in modo che non comparano mai. E scette c'è sempre che può allungare la cosa fino a che non c'è una amnistia o a decoscienza di termine, chissà chi è. Ci sono un miliardo di modi per essere la stessa cosa. Basta salutare un fosso tra istinto e ragione, basta avere tanticchia fantasia, la chiamano magari intraprendenza. Una volta che da questa caratteristica gli chiamavamo salutafosso.
Ora uno si scandalizza, è moralista, perché parlare di morali è antiquato. Che cos'è? Una cosa che si mangia? Vuoi ir avanti? Ma sta via un amico, una specie di angelo custode. Solo che in questo caso è un diavolo. Anche se è vero che a volte non se ne adduna. Ci sono leggi adatte per ogni cosa. Sovvenzione ce ne sono per chi vuole. In italiano si dice, fatta la legge, trovata l'inganno. Una volta si diceva scherzando che per avere qualche cosa bastava ir a toccoliare in da botta giusta che pere, perché in mano a un essere sempre chiene. Ora non c'è bisogno di pere, perché i busto non portano peso, anche se sono più sostanziose. Volendo arricchire facilmente, i denari chiamano denari. Si può speculare in tante maniere, da tutti i campi. C'è modo per tutto. Ti vuoi costruire un palazzo, una villa o altro, può domandare la sovvenzione all'ente giusto, dicendo che a fare una beggo e ti rovini i soldi. Dopo che ha costruito, passò tempo e ti venne l'appartamento. Vuoi costruire più sai che tu capotesso di un tuo progetto? Ci fai disegnare tante verande. Quando passò tempo ci è sul muro e si è a posto. Vuoi avere benefici della legge sull'agricoltura? Facci un progetto di riconversione agricola. Non solo ti rovini i soldi, ma ti priano, a così ci può restare qualche cosa in mano a idre. Basta accattare un pezzo di terreno, meglio se è agricolo, che non si può edificare. Se uno non incarica un geometra che ha già sedato il fosso, e idre sistema tutto. Prepara il progetto, viene fatto tante copie, quando sono i lotti di 1000 metri. Moltiplicate per la totalità del terreno. Idre prepara una specie di frazionamento, magari con l'approvazione dell'ufficio giusto, aiutato da qualche amico. Presenta la commissione edilizia un solo progetto con l'intera particella, uno viene disegnato solo 1000 metri. La commissione approva perché non aveva niente a che dire. Dopo una poco di rionna, un professionista serio ne presenta un altro, senza segnare chi giorni prima, e la commissione approva. Continua così fino a che tutto il terreno è diventato costruibile. E se può vendere, allotta, caro prezzo. Latte di vendita, basta farle da posti diversi. Certe volte succede, quando lo stesso giorno, la commissione sbaglia e approva che il progetto è la stessa particella. E caro scecco. Poi però ci pensa, curi competenza a sistemare le cose. Ha successo e continua a succedere, anche se lì già hanno cangiato proprio per suo motivo. Quanta gente si è fatta la villa così? Quante persone se ne vennute per un pezzo di terreno o per due soldi? Che c'era strano se poi vedete come è stata costruita la città nuova? Tutta la nazione. E se poi ci sono alluvioni o valanghe? Lo fatto c'entra, qua costruito, qua l'ha stato fare e qui era incaricato di stare attento. Siamo tutte catalogate e scritta al libro onnivoro, una specie di schieramento, e tutti sappiamo che duca succede, ma na poco fanno, na poco non fanno, ma sanno e volessero fare cangiare le cose. Quindi la gente se fa i fatti suoi e scrive poesie sopra il sole, la luna e le stelle. A così non scomoda a nulla e cambia posto con la coscienza. Io mi scanto, ricurisce che aveva posto la coscienza. Certo, io in buona fede, perché coscienza è la vecchia. Si lamentano perché non avevamo nessuna fiducia nell'istituzione. Dicono che c'è disaffezione per la politica. In teoria, tutte le istituzioni e tutti i partiti sono buone. Il danno è che sono fatte le soggette che per la maggior parte hanno saltato il fosso e non hanno riserva morale. Ogni uomo che aveva un carico pubblico è a rischio. Incominciano a offrire un caffè, una stupidaggine, che poi che sia un caffè. A volte un cornetto, un cappuccino, una brioche. Poi si rivolgono quando è un uomo. A Natale o a Pasqua ti portano un panettone o la palomba. Poi quattro bottighe, certo, ti ha varagnato e ti vanno bene, sono amici tuoi,
e si è fottuto. Se sono campagnole, una caccia di pomodoro. Un pescatore, dove ci tende? Un macellaio, era una canna buona, perché se tu e ti fa lo sconto. Viva l'Italia! Se non la sa mangia, si è miserabile. E con consuetudine a Natale, usia lo postere, a chi duca la vescale, o il dottore che meschino ti cura tutto l'anno. E all'occasione ti fa un certificato perché hai a che fare con ta mogliere. O giornalista che ha passato buona retia, ci vuoi mandare un quadro. O pacino che ti runa una benedizione speciale e ti raccomanda un padre eterno, che vuoi fare? O capo ufficio che ti appara quando ci vai tardi. O impiegato che ti ha fatto un certificato a vista o ti ha fatto passare prima il laurea, ci vuoi portare un pasticcino per la festa? Prima c'erano i famigli, a scuola, o catechismo, che non insegnavano i regole. Ora c'è tutto chi duca d'angugno non dà la televisione, quattro sciavone che non hanno nulla d'educazione. Educazione, a cominciare la famiglia, ma ora non ne ha venuto valore. Picchiato a cuocere e non avete tempo per stare a curare i figli che parcheggiate all'asilo, a scuola, o ne avessero imparare magari tanti cari educazione. Ma se non l'hanno vede, o da insegnare. Non si scappa rocchiacco. Se, ma menzo o fumere. Solo se vuoi dare una setta, avevamo la speranza che potesse conciare qualche cosa. Dare discussioni è la soluzione dei problemi. Senza divisione. Non per trovare compromesse, ma giusto riconoscimento e la giusta rinuncia a favore di cui aveva bisogno. E non l'egoismo stato in una categoria a danno dell'altro, che la regola ricofutte fotte e Dio perdona a tutti. È vero che alla fine Dio perdona a tutti, ma chi decantò corso la vita se ne ha sfuzzato in qualche modo di fare la sua volontà, no chi che aspettano l'ultimo ciato per pentire se continuano a barare magari il gioco. Istituto ricrede dovare o singole persone che ti prestano soldi con tasse di interesse a sciozzo, mentre ti runano briciole se tu a depositare i soci. Chissà, è mafia! Non sfuzzare di soddisfare i bisogni primari di tutti e costringere tanta gente a domandare l'elemosina all'incrocio. È mafia! Fare sopportare all'altro un pagamento per forza dell'obolo e non voler vivere qui è vero o falso bisognoso. E è mafia! Non fare pagare i tassi giusti a tutti e farci sopportare la prevaricazione e non trovare il travaglio per rivolgersi per forza all'amico dell'amico. E è mafia! Con fotte in tuo viso quando venne, con ti fa la cresta in tuo prezzo che ti appaiare, con un turno scontrino, con ti bombarda con formazioni sbagliate, a vuote in buona fede, a vuote volontariamente, con sape e se ne fotte abbuzzando e se facendo finta di non mirare, e è mafioso e complice dei mafiosi. Vero che la mafia è un'organizzazione a delinquere che commette reati comuni e speciali, ma pure tutto l'elenco di cose dette prima sono mafia. Per finire, senza pericolo di sbagliare, io non c'è chi duca voi e sai che è prevaricazione per l'altro, senza pericolo proprio di sbagliare, e è mafia. Chiaro che tutto questo è un fatto culturale mondiale, frutto anche e forse soprattutto dell'abuso che si fanno a usare i mezzi di comunicazione di massa che imbonano la monocalzione e l'informazione, anche che la pubblicità che tratta uomini e femmine come automi deficienti. Cucchio picca e cucchio assai, ancucchio gli stessi minchiati a tutela pubblicitaria e informativa, e a niente se bavero telecomando, perché da tutti i canali c'è la stessa sura. E l'uomo non, dalla sua essenza che è diventato mafioso. Per non essere mafioso, sa fare buono chi che sa fare. Può proprio bene e per chi dell'altro, senza discrezione, di risembra, senza compromesse spacciate per diplomazia. Come si dice, onestà intellettuale a tutti i livelli. Non c'è solo pocure fissa, che poi fissa non siamo. Tutti avete l'obbligo di curare per la necessità dell'altro. O governare è meglio fottere. E non si può governare onestamente se si hanno scheletri dall'armadio. L'aquila non può volare se ha vacatine pere.